È stata una pausa brevissima, allora torniamo di nuovo insieme e prima poi di concludere questo appuntamento, come sempre con Don Francesco Armenti e Francesco Bosco, quindi con Diritto al Cuore, un minuto con Padre Pio, abbiamo ancora spazio per un approfondimento, quindi cedo subito la linea dall'altra parte dello studio al collega Nicola Morcavallo. Sì, torniamo insieme, come dicevamo, per parlare di immigrazione. L'occasione ci è data dalla presentazione del rapporto Immigrazione 2024 di Caritas Italiana. Sono oltre 5 milioni e 300 mila i cittadini stranieri residenti in Italia, più 3,2% rispetto allo scorso anno. Oltre 200 mila di loro hanno conseguito la cittadinanza lo scorso anno e in media rappresentano il 9% della popolazione residente in Italia. La mobilità umana si conferma un fenomeno sempre più comunitario, come possiamo leggere anche sul sito stesso della Caritas. Insieme si soffrono le ragioni che spingono a partire, insieme si sogna una vita migliore, insieme si affrontano le insidie del viaggio, insieme si include oppure si rifiuta. Comunitarie sono infatti la partecipazione, la corresponsabilità, scrivono sul sito della Caritas, la cittadinanza, le culture, la fede e la sinodalità. Questo termine che ormai è diventato a noi familiare, soprattutto in questo momento importante di riflessione da parte della Chiesa. E noi abbiamo in collegamento Manuela De Marco di Caritas Italiana, proprio per entrare nello specifico di questo rapporto. Buongiorno e bentrovata. Buongiorno, buongiorno a voi. Questi alcuni dei macro dati, appunto, e dei temi della 33esima edizione del rapporto immigrazione realizzato da Caritas Italiana e Fondazione Migrantes dal titolo Popoli in Cammino. Ma quali sono gli elementi che vengono evidenziati in questo rapporto? Questo 33esimo rapporto, ormai siamo giunti appunto alla 33esima edizione, lancia, a differenza di quanto è avvenuto gli ultimi anni, un po' in cui abbiamo subito lo strascico del Covid, della crisi economica, sanitaria e sociale, fa invece un po' un passo avanti, nel senso che dà dei segnali incoraggianti innanzitutto da un punto di vista occupazionale. Abbiamo visto, i dati ci attestano una ripresa dell'occupazione, un maggiore dinamismo occupazionale dei cittadini stranieri, un aumento proprio di richiesta di assunzioni di cittadini stranieri da parte dei datori di lavoro, che è cresciuto in 4 anni del 20%. Un dato anche significativo è che il 35% delle imprese che hanno assunto lo scorso anno, hanno fatto nuove assunzioni, hanno assunto un cittadino straniero. Quindi un grande fabbisogno, e anche una tendenza nuova che stiamo riscontrando è verso professioni più professionalizzanti in qualche modo, con un livello, diciamo, di specializzazione maggiore, un po' contravvenendo la narrativa che i cittadini stranieri contribuiscono economicamente solo con lavori, diciamo, di bassa fascia. E sta cambiando questa tendenza, sarà importante indirizzarla, sarà importante coglierla, sarà importante avviare dei percorsi professionalizzanti che sappiano corrispondere meglio alle richieste specifiche del mercato del lavoro. Poi chiaramente cittadini stranieri non sono solo numeri o solo braccia per il lavoro, contribuiscono in maniera importante al rafforzamento anche della loro preparazione professionale. Lo stare dentro percorsi scolastici è altrettanto importante, soprattutto per i giovani. Noi lo ribadiamo in questo rapporto, in cui invece siamo preoccupati di un dato scolastico piuttosto allarmante, che è quello dell'abbandono scolastico, il cosiddetto fenomeno degli ELET, l'abbandono prematuro prima della conclusione del percorso scolastico, che è un fenomeno che incide sui ragazzi, sui giovani stranieri, 3 volte più che per i cittadini italiani. Stiamo parlando di un abbandono degli italiani del 9% a fronte di un 27% appunto dei ragazzi stranieri, con punte ancora più elevate per certe nazionalità. Quindi c'è un problema di tenere dentro percorsi scolastici, di rafforzare dei percorsi di supporto post scuola. Non possiamo perdere delle risorse che potrebbero essere così importanti per la società tutta.
E d'altro canto c'è un altro dato che sicuramente incoraggia, se facciamo riferimento poi ai ragazzi più in avanti con l'età, che è quello relativo al boom di studenti universitari stranieri. Sì, anche questo numero è cresciuto. Si tratta sempre di, ci sono qui anche in questo ambito dei margini di miglioramento molto, molto grandi, nel senso che abbiamo ancora delle percentuali di studenti stranieri relativamente basse rispetto alla media europea, per un problema di internazionalizzazione dei corsi stessi. Quindi i corsi in lingua inglese, che sono quelli che poi consentono di attirare soprattutto gli studenti che vengono da fuori, sarà importante. Il dato è incoraggiante, c'è un'altra riflessione un po' che mettiamo lì col punto interrogativo, cioè quella dell'aumento di studenti sì internazionali che vengono da fuori, ma invece questi pesano di più degli studenti diplomatici stranieri diplomatici in Italia. Quindi qui c'è di nuovo un po' quel fenomeno della dispersione a cui facevo riferimento prima. Quindi un precoce avviamento al mercato del lavoro, mentre un ingresso nelle facoltà italiane, soprattutto da chi viene come studente dall'estero e quindi diciamo anche già gode di una situazione relativamente privilegiata, e questo soprattutto è il dato che è aumentato. Ecco, un altro aspetto sicuramente importante, per certi aspetti curioso, è quello relativo alle nazionalità di provenienza di questi immigrati, che vedono delle zone geografiche particolari. Sarebbe bello capirne anche il motivo. Ovviamente ci sono le guerre, ci sono situazioni di povertà, ci sono tanti fattori che incidono, soprattutto per quanto riguarda gli ucraini, che comunque sono di meno rispetto ad altre nazionalità. E quello che mi incuriosisce in particolare è il dato relativo ai peruviani e comunque dei cittadini provenienti dal Sud America. Come mai? Ecco, quali sono le altre nazionalità poi comunque progressivamente coinvolte nel fenomeno? La cosa interessante è che notiamo un avvicendamento di nazionalità con una rapidità che non riscontravamo anche solo 10 anni fa. 10 anni fa avevamo presenze più stabili, prevalentemente dall'Africa, del nord e subsahariana. Adesso la compagine un po' sta cambiando, no? Se abbiamo le prime 3 posizioni, Romania, Marocco, Albania, relativamente stabili, anche se in costante decremento, stiamo registrando, l'anno scorso per esempio registravamo una grande incidenza o un'aumentata incidenza dei cittadini da Pakistan e Bangladesh, no? Quindi dal subcontinente indiano. Adesso già a distanza di solo un anno notiamo dei decrementi su questo tipo di presenze. Il Bangladesh e il Pakistan sono in decremento. Rafforza la sua presenza invece l'Egitto, rafforza la sua presenza l'India. L'India è un paese forte del subcontinente indiano, soprattutto proprio per l'inserimento lavorativo. Il fenomeno del maggior arrivo dei peruviani l'abbiamo notato, è qualcosa che ci riportano anche i territori, è un fenomeno relativamente recente e che viene anche rimandato però dai centri d'ascolto, che hanno segnalato un aumento delle richieste appunto di aiuto dei cittadini peruviani. Questo è un tema perché sono diciamo dei cittadini che riescono ad arrivare con regimi di visto particolarmente favorevoli, soprattutto arrivando in Spagna, e poi si spostano appunto in Europa e vengono per la grave crisi economica, una situazione stabile a livello istituzionale, sanitario complessivo, quindi una fragilità di tenuta delle istituzioni che fa sì che le persone quindi scelgano di emigrare, oltre che ovviamente anche una grande instabilità politica, per cui c'è stata sicuramente questa spinta, arriva in parte direttamente da noi, in parte attraverso altri paesi europei, ma vediamo delle difficoltà poi nel riconoscimento dei titoli legali di soggiorno, proprio perché diciamo non c'è possibilità di perfezionare ad esempio una posizione lavorativa trovandosi già in Italia, è complesso. Però ecco, bisognerebbe sicuramente trovare il modo anche di riformare i meccanismi legali e di regolarizzare le presenze laddove poi effettivamente c'è un inserimento almeno lavorativo avviato. Ecco, in conclusione, Manuela, vogliamo
prendere in considerazione ancora un aspetto ulteriore di questo rapporto, che è quello importante relativo alla religione, che caratterizza, ecco, in percentuale gli immigrati che arrivano in Italia. E credo che anche in questo senso sia importante sottolineare un aspetto, che i cristiani tornano ad incidere in maniera importante sul numero totale. Sì, questo l'abbiamo notato, diciamo, nel rapporto, un dato forte, sicuramente spinto dalla presenza dei cittadini ucraini, quindi spinto dalla presenza della comunità di fede ortodossa, perché sono diventati circa un terzo del totale, appunto, delle appartenenze religiose, che sono sempre frutto di una stima basata sulle nazionalità delle presenze che abbiamo in Italia. Quindi sicuramente questo dato influenza l'aumento, appunto, della porzione dei cristiani sul totale, mentre rimane sostanzialmente inalterata la componente dei cittadini musulmani, che rimane sempre sotto il 30%, di poco sotto, però ecco, è un leggero, noi quest'anno abbiamo voluto dedicare, anche un po' per le vicende di cronaca brutte, tristi, che erano successe, un approfondimento alla comunità Sikh, e invitiamo anche all'approfondimento di queste comunità, proprio perché sarà importante considerare anche quali sono le dinamiche all'interno di comunità di nazionalità che sono comunque forti, dimostrano di avere una presenza rilevante all'interno del nostro territorio. Grazie, grazie di cuore Emanuela per questa sintesi, ecco, di un rapporto che prende in considerazione davvero tanti aspetti nello specifico dell'immigrazione, che invito i nostri telespettatori magari ad andare ad approfondire anche attraverso il sito stesso della Caritas italiana, questo per comprendere meglio anche alcuni aspetti che non sono solo tecnici, ma che ci aiutano ad entrare nel profondo di un fenomeno, quello migratorio, che è inutile definire d'attualità, è ormai una costante della nostra quotidianità. Grazie e buon lavoro a tutti voi della Caritas. Grazie, grazie a voi. Buona giornata.